Anche la Caritas ringrazia per l'invito a partecipare a questo seminario, studio, di riflessione, di conoscenza. Per noi è un po' un aspetto di novità essere invitati in un appuntamento di questo tipo, che non è soltanto una riflessione sulla povertà o il bene alimentare, ma anche sulla sicurezza, gli sprechi, la qualità del cibo. È sicuramente quello del bene alimentare un aspetto importante, per noi è quasi fondamentale, anche da due punti di vista diversi. Il bene alimentare come bene primario assente e quindi un bene caratteristico delle situazioni di povertà, e in questo senso noi registriamo dal 2009 in poi, da quando è scoppiata la crisi economica, un fortissimo aumento di beni alimentari da parte delle famiglie e delle persone in difficoltà. Basti pensare che dal 2009 al 2012 la richiesta di beni alimentari alle Caritas è aumentata del 384%. Quindi noi abbiamo un fortissimo aumento di persone e famiglie che chiedono un intervento alimentare, un aiuto alimentare. D'altra parte l'intervento alimentare delle Caritas non è aumentato dello stesso livello, è aumentato del 128%, anche perché diventa a volte difficile in contesti locali piccoli soprattutto reperire alimenti di buona qualità che siano distribuibili anche a seconda delle esigenze di persone e famiglie che non sono tutte uguali. Anche questo è un elemento importante: non tutte le persone e famiglie in difficoltà hanno lo stesso bisogno alimentare. Bambini piccoli, anziani, situazioni particolari determinano la necessità di un bene alimentare da selezionare, da scegliere con particolare cura. Per noi il bene alimentare è anche uno strumento di lavoro, nel senso che oltre a essere distribuito in mense, pacchi viveri, alimenti per neonati, supermercati della solidarietà, diventa anche uno strumento di risocializzazione. E proprio in questo periodo di crisi nascono strumenti e percorsi innovativi. Agricoltura solidale, ad esempio, produciamo in alcuni progetti, quasi 20 progetti in Italia, beni alimentari direttamente attraverso un'agricoltura attenta all'ambiente che risocializza soggetti in difficoltà, ex detenuti, persone con svantaggio sociale, ma questi prodotti poi vengono utilizzati anche per le mense, per la distribuzione alimentare alle persone in difficoltà. Quindi ecco la riscoperta di questo bene come un aspetto importante e l'attenzione alla possibilità di reperirlo laddove è necessario, soprattutto laddove nei contesti piccoli non c'è la possibilità di convenzioni con supermercati ed esercizi commerciali. Ultimo aspetto è quello della qualità da garantire sempre. Non perché le persone sono povere e si rivolgono alla Caritas gli possiamo dare qualsiasi tipo di alimento anche di cattiva qualità. Quindi in questo senso è importante anche garantire un aiuto rispettoso anche però delle tendenze di attenzione alla qualità e della dignità della persona. Vi auguro buon lavoro. Grazie.